La Proloco Emilio Ruggero vi dà il benvenuto alla 12ª edizione di Per le vie del borgo. Figli ingrati, vi ho dato la vita e una dimora fertile, piena di bellezza e abbondanza, ma avete scelto la distruzione, guerre senza senso, inquinamento che soffoca la terra, crudeltà che oscura i vostri cuori. Avete ignorato ogni segnale di cambiamento, ogni avvertimento. Ora, non ho altra scelta. Il mio drago si alzerà dalle profondità, incarnazione della mia ira, per porre fine a questo ciclo di violenza e rovina. Non ascoltate la misericordia, ora conoscerete la giustizia. Preparatevi, perché la fine è vicina e sarà totale, come lo sono stati i vostri peccati. Voi non vi sapete comportare. Venite qua a pregarmi di darvi un'altra possibilità. Ma io potrei stracciarvi con un dragone la sprascaglia, una tigre la ventraglia, invece no. Vi augurerò amore, gioia, fantasia, ma ricordatevi, non distruggete mai del mondo la sostenibilità. Taglio del nastro ieri sera a Montefalcione della 12ª edizione di Per le vie del borgo, il palcoscenico a cielo aperto di spettacoli itineranti, musica, arte, cultura e gastronomia. Fino a domani sera artisti di strada, gruppi internazionali, danza, spettacoli di fuoco assicurano un crescendo di emozioni ed effetti scenici. Quest'anno l'idea del fuoco si rifà a qualche, diciamo, a 10 anni fa, quando iniziavamo nel percorso degli elementi. Quindi iniziamo con l'acqua, quest'anno abbiamo riprodotto il fuoco. Per le vie del borgo non rimane una manifestazione a sé stante a quella che è solo musica, ma a un tema specifico, quindi noi ci teniamo tantissimo ad abbinarla a un tema specifico. Tanti artisti, sì, quest'anno abbiamo
abbiamo rimesso in piedi per le vie del borgo di qualche anno fa, che piaceva tanto alla gente e che francamente piaceva molto pure a me, abbinare questa, diciamo, musica tribale, musica internazionale da strada, riportando praticamente almeno sette paesi, quest'anno abbiamo la Giamaica, abbiamo l'India, abbiamo l'Iran, diciamo spaziamo un pochino in tutto il globo. Hanno abbinato con un gruppo di ragazzi che, diciamo, fanno manipolazione del fuoco e la fanno a un certo livello. Quest'estate, diciamo, è stata già molto ricca di eventi con le associazioni che collaborano sempre con l'amministrazione per quanto riguarda il cartellone estivo. Chiudiamo in bellezza con Per le vie del borgo. È sempre bello ed emozionante vedere tanta gente. È veramente un orgoglio per noi montefalcionesi vedere il paese così pieno di forastieri soprattutto. E speriamo che si siano divertiti in questi giorni e si divertano anche in questi 3 giorni con Per le vie del borgo. Tanta buona musica, gruppi internazionali, videomapping, davvero tanto fuoco. La Proloco aveva avuto questa bellissima idea di riprendere quelli che erano i 4 elementi, l'acqua, il fuoco, la terra e l'aria. Noi all'epoca riuscimmo a fare soltanto l'acqua. Fortunatamente, anche se a distanza di tempo, abbiamo ripreso quella che era la nostra idea e quindi abbiamo ricominciato con il secondo elemento, con il fuoco, sperando poi di avere l'anno prossimo la terra e poi l'aria. Invitiamo tutti a venire qui, no? Assolutamente, Montefalcione ha sempre questo cartellone degli eventi abbastanza importante, abbastanza pieno, lo ha detto prima il vice sindaco Martina De Vito. Continuiamo e lo facciamo questa sera con Per le vie del borgo, l'abbiamo rivoluta questa manifestazione a tutti i costi e, diciamo, è sempre stato un po' il fiore all'occhiello insieme a quelli che sono i festeggiamenti in onore dei santi patroni, quindi cerchiamo di preservarla così come deve essere preservato un gioiello. Ogni angolo del centro storico è l'anima di ogni luce, di ritmi avvolgenti, di culture, come sottolinea Ivano Carcano, ideatore dello spirito del pianeta Festival dei Popoli, di anime desiderose di immergersi in un'esperienza unica fatta di musica, arte, conoscenza e condivisione. Assolutamente sì, ovunque ci sia cultura, tradizione, dove magari ci può servire per ricordarci chi siamo, da dove arriviamo, di non perdere tutto ciò che eravamo, perché abbiamo la responsabilità di doverlo trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti. E magari così, osservando più attentamente questi popoli che abbiamo portato qua, come ad esempio i nostri amici del Messico, Aztechi, che da migliaia di anni, lottando anche magari in certi casi perdendo la vita, sono riusciti ad arrivare fino ad oggi.
per cui una testimonianza importante è proprio per ricordarci che cosa assolutamente dobbiamo perdere, perché andiamo sulla Luna e poi non ci dimentichiamo da dove arriviamo, assolutamente non ci sembra possibile, per cui con Montefalcione è stato facilissimo, nel senso che quando ho detto qua ho sentito subito questa cultura, questa tradizione, la vostra lingua, fondamentale per non perdere la propria identità. Per cui tutte queste cose importanti e beh, qua, poi con gli amici che si sono fatti in questi anni è stato subito un amore a prima vista quasi, ed è un piacere essere qua e portare questi nostri amici degli altre parti del mondo che appunto per condividere queste culture, queste tradizioni. E per le vie del borgo sarà l'occasione anche per unire le culture e confrontarsi. Assolutamente sì, è proprio per questo che è importante, perché poi spesso e volentieri anche con loro che cerchiamo di capire anche il vostro linguaggio in certi momenti, che non è magari soprattutto facile, ma con uno che arriva dal Messico, dico ma come stanno parlando questi qua? Non è italiano questo qua? No, è la loro lingua tradizionale, come le 52 etnie che ci sono in Messico, anche qua abbiamo un'infinità di culture, di lingue, per cui per loro è importantissimo che stanno imparando moltissimo di noi. E anche noi sicuramente abbiamo la possibilità di conoscere, anzi qua la possibilità di parlare direttamente con un Azteco e chiedere magari quello che magari abbiamo così visto di sfuggita su qualche media nazionale e che magari non ci sfagiolava giusto o che volevamo sapere. Qui abbiamo la possibilità di venire a conoscerli parlando il nostro dialetto e portando avanti la nostra cultura. Il 31 agosto è possibile, ecco, essere protagonisti poi per le vie del borgo, perché ognuno di noi lo è. Vabbè, diciamo che Montefalcione storicamente l'abbiamo visto anche durante i giorni della festa del Santo Patrono, è sempre invasa, diciamo, da forse tutte e cinque le province campane, forse pure qualcosa in più. Essendo forse uno dei paesi più ospitali dell'Irpinia, diciamo abbiamo sempre dato questa forma di calore, tra l'altro, no? Nemmeno a farlo apposta, forma di calore che io spero, io invito tutti quelli che ci stanno sentendo di venire a Per le vie del borgo, perché praticamente si sentono a casa, anzi con il focolare di casa. Esatto. Sì. Musica, arte, cultura e gastronomia per le vie del borgo, davvero c'è tanta passione, c'è tanta anima dietro. Sì, sì, c'è tanta anima. È un gruppo, voglio dire, affiatato, che sa bene che cosa fare e come farlo. Poi lo fa in un contesto, diciamo, molto bello.